Va bene, in tutto questo abbiamo un Mariotto svenuto e quindi lo faccio parlare per primo, così richiude la mandibola e ritorna normale, dai. Sei di nuovo innamorato. Ma la coreografia l'ha fatta tuo padre? No, l'ha fatta Lucrezia. L'ha fatta Lucrezia, mamma mia. Mamma mia. Oh mamma mia, com'è venuta bene, la me devo riprendere. Questa era bella. Ecco, tutti, forse tutti si aspettavano che il figlio di Rocco Siffredi dalla prima puntata facesse delle cose un po' strane. E invece tu piano piano, come se fosse un riscaldamento, ci hai portato fino a metà della storia e eccolo il figlio del Siffredi. Allora, voi avete creato la grinta, noi ve l'abbiamo portata, finalmente. Piano piano. Non siamo al piano piano, adesso siamo al sbattimento sul bancone. Calma, che calma. È stato veramente sensuale. Ora che vanno di moda le threesome. Fine. Allora, io sono emozionato. Che Fabio? Posso? Volevo dare un consiglio. Ci siamo, secondo me ci siamo. Vi consiglio di andare al cinema a vedere un film bellissimo di Paola Cortellesi. C'è ancora domani, un film pazzesco. Ma al di là di questo, all'interno del film c'è una scena in cui, la faccio breve, due protagonisti vorrebbero fare l'amore ma non possono per vari motivi. Si dividono un pezzo di cioccolata e lo mangiano uno davanti all'altro senza fare niente, senza toccarsi, solo guardandosi. Guardate quella scena e capirete cosa vuol dire quando noi vediamo passione, cerchiamo passione. Andate a vedere quella scena e quel film, bello. Ivan. Io credo che il Paso sia il ballo più nelle tue corde, nel senso che ti ho visto veramente centrato in questo caso, quindi molto più di altri, di jive, samba. Il Paso c'eri proprio veramente dentro, quindi complimenti. Bellissimo. Adesso sentiamo la parte tecnica, naturalmente. Allora, molto più grinta di solito,
crede che la coreografia è andata anche abbastanza bene, sollevamenti è migliorato tantissimo, c'è più sicurezza, è un po' troppo dritto e poi la pelvica deve essere molto più in avanti e avere un pochettino più torsioni, però stai migliorando. Grazie. Hai dato qualche pugno? Ok, bene. Ma, l'altra volta ho chiesto a Lucrezia cosa abbia Lorenzo che l'abbia fatta, che l'ha fatta capitolare, e lei è stata un po' incerta nel dare questa risposta. Oggi nel vedere come ti ha buttato sul bancone abbiamo capito delle cose. Okay. Detto questo, volevo dire a Lorenzo, in un programma televisivo del pomeriggio, domenica in Teo Mammucari ha detto una cosa, no? Citandoti, non so se l'hai visto. Sì, l'ho l'hai visto. Ha detto, vabbè, basta, adesso mi sono stufato, visto che c'è chi è permaloso, eccetera. Io vado a Ballando con le Stelle e faccio il Lorenzo Tano della situazione. Dico buongiorno e buonasera e me ne vado educato, tutto così, no? Come l'hai presa questa cosa? Allora, in realtà il fatto che ho lasciato un segno per me già significa qualcosa, anche non parlando, comunque... T'ha citato, ha pensato. Ecco, io voglio dire, adesso stasera te ho un problema, perché deve fare Lorenzo Tano e deve ballare così, cavoli suoi, insomma. Allora andiamo con le palette, giuria, prego. Eva Zazzaroni, 7. Fabio Canino, 8. Carolyn Smith, 7. Selvaggia Lucarelli, 8. Guillermo Mariotto, 10. Per un totale di 40 punti più 5 punti della manche precedente, da un totale di 45 punti. E naturalmente questa è solo parte del loro percorso, perché l'altra metà la costruite voi da casa. Loro sono, per il vostro voto social, Lorenzo e Lucrezia.